Matrimoni e turismo, un binomio sempre più importante in Toscana e anche all'Elba. In numero sempre maggiore gli eventi del settore, ad uno di questi a Firenze lunedì 20 novembre parteciperà anche l'elbana Rossella Celebrini, wedding planner e destination wedding planner che lavora nel settore dal 2008. Abbiamo incontrato Rossella per capire l'evolversi di questo settore che negli anni attira sempre più stranieri che scelgono anche le nostre isole per matrimoni e promesse d'amore. Lunedì 20 novembre Rossella Celebrini sarà ad un impegno importante. Quali? Lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana parteciperò alla WIM, che significa We Inspire Memories, ed è la quinta edizione di un evento organizzato in Toscana, in particolar modo a Firenze, che promuove la Toscana per il settore del wedding. La novità di quest'anno è questa: rispetto alle precedenti edizioni dove WIM stava a significare Wedding Industry Meeting, quest'anno WIM significa We Inspire Memories, perché non sarà più la Toscana territorio promosso per l'organizzazione di matrimoni, ma sarà l'intera Italia, e non solo l'accento verrà posto sui matrimoni ma anche sugli eventi, proprio perché questo comparto rappresenta un settore turistico di grande rilevanza. Proprio per questo gli organizzatori, che hanno poi richiesto anche il patrocinio al Ministero del Turismo, hanno deciso di coinvolgere delle agenzie internazionali di organizzazione di eventi e le DMC, che stanno per Destination Management Company. Perché? Proprio perché l'Italia è proprio considerato il bel paese proprio per le bellezze architettoniche, storiche e anche gastronomiche che la contraddistinguono. E la Toscana logicamente è la regina un po' del wedding e anche degli eventi. Quindi questo incontro tra operatori del settore sarà un'occasione proprio per confrontarsi, per anche diciamo analizzare quelle che possono essere anche le nuove strategie di mercato, perché sicuramente il Covid ha alimentato poi, diciamo, l'anno successivo un incremento esponenziale di matrimoni di coppie straniere, ma anche poi di molte coppie logicamente italiane, che hanno deciso anche di spostarsi da una regione all'altra per celebrare il loro grande giorno. Quindi è un evento al quale io promuoverò la mia attività di organizzatrice di eventi e di matrimoni, ma anche promuoverò con piacere l'Isola d'Elba e anche le isole dell'arcipelago toscano, dove capita di organizzare piccoli e grandi eventi. Qual è l'importanza e la ricaduta sul territorio di eventi e di matrimoni? Un evento sicuramente è molto importante per un territorio, perché rappresenta un indotto rilevante per l'economia del luogo nel quale si svolge. È un evento è importante anche perché poi rappresenta l'immagine di un territorio, e spesso molte persone che partecipano all'evento, che non conoscono quel territorio, sono portati poi a ritornarci. Posso fare anche degli esempi pratici che riguardano l'Isola d'Elba. Quest'anno ho avuto modo di organizzare le giornate del segretario, che era appunto un incontro tra tutti i segretari comunali e provinciali d'Italia, e la bella notizia che ci è giunta pochi giorni fa è quella che con molta probabilità l'evento è piaciuto molto, non solo per la bellezza dei luoghi, tipo la Galleria Demidoff dove è stata fatta la cena di gala, ma anche per il contesto paesaggistico, che hanno deciso di ripetere questa esperienza. Ma a proposito di eventi, vorrei anche a citare alcuni eventi che sono stati organizzati, che hanno rappresentato veramente un'occasione importante per tutta l'isola. Lo scorso anno una signora tedesca che ha la casa all'Isola d'Elba da 20 anni ha voluto festeggiare 20 anni di permanenza all'Elba e il suo 70° compleanno, ma non l'ha festeggiato con una festa qualunque, bensì con 5 eventi in 4 giorni per ben 130 invitati che venivano da tutto il mondo. E questo ha significato non solo il pernottamento di 130 persone per il periodo degli eventi, ma anche un coinvolgimento di tanti attori che riguardano il settore degli eventi, che hanno preso parte veramente a un evento unico, che sarebbe opportuno che si incrementasse in un territorio piccolo come l'Elba, piccolo e grande allo stesso tempo, ma sono eventi veramente che si vivono anche, e li vivono anche poi le persone, diciamo, che abitano in un luogo, proprio perché inevitabilmente coinvolge tutti.
tutti. Parlando dei matrimoni in particolare, come possono rappresentare sempre di più un'attrattiva turistica? Certo, il matrimonio è un evento e quindi di per sé ha le stesse caratteristiche degli eventi che sono corporate events, eventi aziendali o eventi privati. Il matrimonio sì, è un altro settore importante del comparto turistico che porta veramente molto ad un territorio. Infatti, se vogliamo parlare di numeri, possiamo, riferendosi a quello che è stato la ricerca di mercato del Centro Studi di Firenze insieme a Toscana Promozione, nel 2022 sono stati fatti 2.300 matrimoni per stranieri con 432.000 presenze e un fatturato, un volume di affari di 130 milioni di euro. Stessa cosa è valsa per le coppie italiane che hanno deciso di spostarsi da una regione all'altra e si è registrato 800 eventi con 81.000 presenze e un fatturato di 26,8 milioni di euro. Quindi questi sono numeri che parlano veramente di cifre importanti. Tornando a quella che è la realtà elbana e quindi la sensibilità che tutte le amministrazioni comunali stanno dimostrando in questi ultimi anni, abbiamo ecco registrato quest'anno degli eventi anche un po' straordinari, tipo il matrimonio che è stato fatto a Borgo al Cotone, quindi questo villaggio di antico villaggio di pescatori dove una coppia, diciamo italiana, ha deciso di celebrare l'amore ed è stata una cosa che ha richiamato turisti e persone appunto che abitano a Marciana Marina. Così anche l'evento che è stato fatto alla piazzetta Italo Sapere a Porto Azzurro, 130 australiani che sono 130 invitati provenienti da tutto il mondo che sono venuti per un matrimonio di australiani che hanno origini elbane. E quindi questi sono numeri importanti sui quali è importante che tutte le istituzioni e diciamo le persone del settore riflettano, proprio perché a mio avviso c'è molto da fare all'Elba per promuovere un territorio che è ricco sotto tutti i punti di vista, perché noi abbiamo spiagge bellissime, abbiamo strutture alberghiere stupende con servizi diciamo di alta qualità, quindi non ci manca niente, abbiamo anche appunto siti storici di grande importanza tipo il Museo Archeologico della Linguella, la Fortezza Pisana, la Torre Pisana a Marciana Marina, tutti luoghi che dobbiamo cercare di valorizzare sempre di più per far sì che diventino insieme a tutti i siti, in tutte le strutture deputate all'organizzazione di un matrimonio e di un evento, ecco quei luoghi dove si può fare veramente qualcosa di unico, irripetibile, che poi equivale ad un'esperienza unica. Quale sarà lo sviluppo del settore secondo Rossella Celebrini e quali sono i suoi impegni futuri per fare in modo che il settore cresca sempre di più? Logicamente attraverso i miei canali che sono Instagram, un sito logicamente sempre aggiornato e poi un canale YouTube, i miei progetti sono sempre quelli di continuare a promuovere il territorio proprio perché merita. L'idea è anche quella di cercare di fare un'indagine di mercato anche con l'aiuto dell'Associazione Albergatori e cercare di capire quanti matrimoni sono stati organizzati appunto nel 2023 all'Isola d'Elba e quante realtà sono state coinvolte nell'organizzazione di questi matrimoni, proprio per andare a creare una mappatura che ci può essere utile per poter poi lavorare per il futuro anche in modo strategico.